tanto. Vedrete misteri, intrecci, tragedie, ma anche pericoli, cadute. Ma si sa, solo chi cade può risorgere. Prosegue con grande successo e con la nota qualità la rassegna estiva leporanese, estate leporanese 2019. Beh, questa sera è un momento particolare, abbiamo due artisti davvero poliedrici, versatili, Nando e Maila. Lo scopriremo non solo dalle parole che qui ci scambieremo, ma soprattutto da quello che mettono, appunto, sono in grado di farci vedere sul palco. Artisti poliedrici, perché parliamo di musicisti, di persone che operano nel teatro e che, udite udite, esperti e grandi protagonisti nelle attività circensi, acrobazie. Ma è solo una premessa verbale. E allora, sindaco, una serata all'insegna del divertimento ma anche della qualità degli artisti, perché condensare, fondere nella propria performance queste arti non è cosa comune. Sì, è uno spettacolo sicuramente innovativo e diverso da quelli che sono stati proposti qui a Leporano in passato, e assisteremo a questa coppia in disaccordo alle loro acrobazie musicali. Mi incuriosisce questo allestimento, quindi anch'io sono curioso di assistere allo spettacolo nella sua interezza, perché sembra una porzione di circo, sembra, sicuramente. Diciamo, non c'è il tendone, c'è il tendone di stelle del cielo. Sicuramente, c'è il trapezio e assisteremo alle acrobazie musicali di Maila e vedremo un po' questa coppia in disaccordo. Alla fine ci sarà una sorpresa che catturerà sicuramente l'interesse del nostro pubblico. Direttore artistico dell'estate leporanese, devo dire che ha avuto il merito e ha il merito di essere riuscita a scegliere artisti originali, cosa non facile, originali e altamente professionali, una scelta d'élite, oserei dire, appunto, nell'individuare questo o quell'artista. E questa sera abbiamo la prova di questo criterio. Grazie. La scelta, appunto, visto che noi abbiamo trattato in tutta la rassegna i valori, le integrazioni, no? Non a caso si chiama Che il Mediterraneo sia, quindi in questo caso quello spettacolo di questa sera porterà ironia e autoironia, leggerezza, questo è lo scopo, perché il valore dei sentimenti e delle relazioni in genere prendono forza quando poi c'è anche quella leggerezza e quella autoironia. Veniamo ai protagonisti. Io, per la verità, sono curioso di scoprire questa poliedricità. Allora, Maila, presentati. Sono Maila e io ho studiato a Bologna al DAMS, lettere e filosofia, però avevo sempre... DAMS vuol dire danza, arte, musica e spettacolo, è già nell'acronimo, è tutto dire. E poi avevo nel cuore questa voglia di provare il circo. C'è stata la prima scuola di circo a Bologna,
e mi ci sono buttata, l'ho fatta, da lì ho capito che mi piaceva, quindi ho cominciato ad approfondire anche il circo e da lì ho detto va bene, il mio bagaglio è la danza, è il teatro, ora è anche il circo e ho cominciato a mescolare. Ho incontrato Nando e quindi lui era musicista e gli ho detto dai, mettiamoci anche la musica dal vivo e così abbiamo, come dire, messo nella pentola un po' tutti questi ingredienti e abbiamo trovato delle storie che potessero dar vita ai nostri spettacoli. Non ti conviene perché sono tutto presente. Ti piace il rischio? Conta tutti i tuoi vicini di casa. Guarda che sono anche i tuoi. Allora, allora l'amministratore di condominio che è tuo zio. A tutta la zona, a quelli che si chiamano come te. Signori e signore, musica per violoncello. La presentazione doverosa da parte di Nando, già Maila ha accennato qualcosa dicendo lui è un musicista che ha fuso, ha unito le sue capacità appunto nell'ambito musicale con quelle diciamo più circensi, più acrobatiche. Sì, diciamo che sono stato prestato al teatro e al circo, io nasco come musicista, vengo da Taranto, ho avuto una formazione anche un po' particolare, nel senso che vengo da un istituto tecnico industriale come formazione. Poi chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Poi sono passato all'arsenale della Marina Militare, quindi un'altra prospettiva di carriera ben diversa e poi invece ho scelto la via del cuore. Cioè... Forse c'era il fuoco sacro dell'arte che ardeva. Esattamente, lì nei diversi pomeriggi passati all'arsenale mi sono chiesto se era questa veramente la vita che volevo fare, invece no, ho scelto la passione della musica, è stata la mia guida principale, mi ha portato anche a me all'università Bologna, al DAMS, dove poi dopo diversi anni ho incontrato lei e da lì è stata più una sua idea quella di approfondire l'aspetto del circo, che si è dimostrato poi un contenitore multidisciplinare, questo è la grande, quello che noi abbiamo scoperto un po', perché non veniamo da famiglie circensi tradizionali, anzi c'è anche, direi anche un po' di conflitto con il circo tradizionale, però il grande contenitore del circo è proprio questa multidisciplinare, permette di mettere dentro questa poliedricità, per cui la musica, il teatro, abbiamo fatto tanta commedia dell'arte, poi insieme nella nostra formazione, nel nostro percorso, e la musica è diventata un po' una sorta di tema portante, infatti i nostri spettacoli poi sono quasi in forma di concerto, in questo caso in forma di sconcerto, abbiamo portato un po' la nostra storia sul palco, perché comunque... Allora, forse sono io che sento cose strane. Allora, facciamo così, tu parla con il pubblico, di signori e signore, benvenuti. Signori e signori, benvenuti. Noi siamo Nando. Noi siamo Nando. E Maila. Maila. Bella. Bellissima. Bellissima. Bravissima. Bellissima. Incredibilissima. Aia! Ecco, proprio su questo volevo una battuta da entrambi, un po' come dire litigarelli, ci si accorda e passatemi questo, come diceva il sindaco, questo neologismo, un'espressione un po' impropria, ci si scorda proprio nel senso, no, di questa tensione, no, simpatica, giocosa, artistica. Sì, allora ti dico che quando stavamo creando lo spettacolo io giocavo sempre con una penna e un taccuino e quindi quando litigavamo dicevo bella questa battuta, mi piace molto, aspetta, la scrivo e quindi io prendevo appunti e quindi durante la giornata ho scritto un po' di cose e poi dopo chiaramente tutto si è trasformato, però sì, ho preso ispirazione dal nostro rapporto. Ecco. Sì, confermo, insomma la drammaturgia di questo spettacolo si è un po' autodefinita. Un po' come Tom e Jerry. Ma sai, si è coppia nella vita e quindi bisogna, come dire,
dire, assorbire in qualche modo, dico esorcizzare, ma anche approfittare di quelle che sono delle tensioni reali, delle inopportunità artistiche, perché comunque l'arte è sempre un modo per riflettere sulla vita e portare un po' di verità in un modo immaginifico, chiaramente fantasioso, autoironico, come diceva prima Lana. E quello che ci ha permesso di mettere in scena questi spettacoli qua. Beh, che dire, musica, teatro, attività circensi, questa è arte. Arte con la A maiuscola. Nando e Maila.